è nata il Boston Ivy Rock, è nata sostanzialmente da piccolo, a 14 anni ho iniziato a un po' masticare questo genere, devo dire, molto molto energico, tratta comunque sonorità e tra virgolette anche dei temi molto molto forti, ed è sicuramente un genere che sostanzialmente e abbastanza comunemente viene anche affrontato, incontrato per la prima volta sempre in questa età, no? Molto molto in cui si è molto rivoluzionari, si cresce, si vuole andare sempre controcorrente verso i 15-16 anni, quell'età un po' critica. E abbiamo iniziato a creare una mia band, abbiamo cominciato ad arrangiare quelli che sono un po' i classici del rock, un po' anche i miei idoli che mi hanno sempre ispirato, dai Nirvana, i Queen, i Muse, gli U2, chi ne ha più ne mette, insomma, siamo su questa sfera, su questo panorama musicale. E abbiamo girato un po' l'underground pugliese, abbiamo fatto un po' di concorsi, poi dopo 3-4 anni abbiamo cominciato a girare un po' l'Italia, con concorsi e robe, insomma, roba varie, e quindi insomma così poi è nata, mi sono sempre più incanato in questo percorso. Il rock è comunque anche uno stile di vita, è proprio una questione anche psicologica, no? E quindi mi ritrovo molto in questa sfera musicale. Britannica, reclutando un reggimento, tu mi induci al tuo cospetto. La mia esperienza di amici è stata una cosa fantastica, una scuola che io auguro a tutti, consiglio a tutti di fare, perché sostanzialmente per due motivi, perché nel mondo musicale italiano sostanzialmente è una delle poche scelte possibili ed è sicuramente la strada più, tra virgolette, immediata, nel senso che ti dà una visibilità tale da poi poterla sfruttare per farti conoscere e far ascoltare quello che è il tuo prodotto musicale. Poi il secondo motivo è perché sostanzialmente è una delle scuole migliori in Italia, al cui all'interno ha dei grandi professionisti, ma parlo dal punto di vista musicale, dal punto di vista anche della regia, degli autori, cioè è una roba fantastica, e quindi è un'esperienza che ti regala in pochi mesi quello che magari fuori impareresti in tanti anni, no? E quindi poi soprattutto nella fase iniziale è un'esperienza fantastica, perché tutti dove dovete andare, c'è tutto con Venga, D'Alessio, Emma o Lavanoni, cioè nel senso sono comunque esperienze che oltre a fare curriculum ti rimangono dentro e capti sempre delle cose diverse, impari anche da ogni momento, impari tante robe, quindi è stata un'esperienza indimenticabile. Sono due assolutamente realtà, come posso dire, opposte, perché comunque una è una band, lei è una cantante singola, e comunque tutte e due stanno avendo un percorso un po' diverso, diciamo stanno avendo un successo comunque meritato, io gli auguro il meglio, come a tutti per carità, voglio dire alla fine. Sono contento che comunque tutti noi stiamo avendo un nostro percorso musicale e vediamo insomma come va. Candida romantica, più ti penso, più ti voglio. Lavorare con René Lavanoni è un'esperienza bella, particolare, unica direi, perché comunque alcune volte non ti rendi conto che hai a che fare con una delle più grandi artiste che c'è in Italia, se non la più grande, la regina della canzone italiana. Lo capisci nei momenti in cui ha quei colpi di geniali che ti fanno capire un po' quello che è il, come posso dire, quelle invenzioni che lei ha dal punto di vista artistico, che dici mamma mia, però da qui poi capisci che funziona, allora lì capisci la sua immensa esperienza, lei ha girato il mondo, lei ha fatto tutto, cioè ha suonato con i più grandi, quindi sostanzialmente lavorare con lei è un privilegio, è una cosa che io terrò sempre nel cuore, poi comunque abbiamo un rapporto affettivo anche con lei molto molto bello, quindi che dire, è una...
è un altro sogno che si realizza e stiamo continuando a lavorare con lei e quindi, bene o male, anche qui incrociamo le dita, vediamo come va. Più ti penso, più ti voglio, non c'è limite al bisogno, magica. Da quello che mi ha detto, che ha scritto che insomma, ha raccontato i giornali, penso che gli sia piaciuto il mio modo di essere, tra virgolette, artistico, artista, comunque il modo di stare sul palco, perché comunque è un modo abbastanza carico di interpretazione e, se vogliamo, un po' diverso dal solito cantante che sta lì fermo e canta la sua canzone. Mi sarà anche piaciuto ovviamente il progetto musicale, l'album Universi Paralleli, sarà sicuramente, come posso dire, l'avrà entusiasmata a tal punto appunto da produrre nel progetto. Quindi sono poi una serie di tasselli che poi ovviamente portano una persona a fare tanto. Più ti penso, più ti voglio, non c'è limite al bisogno. Allora, Universi Paralleli è sostanzialmente un album che ha l'obiettivo, la voglia di far conoscere chi siamo musicalmente, visto che è l'album, diciamo, di debutto. Abbiamo composto sette brani che hanno un respiro pop internazionale, queste comunque venature molto molto rock, però sono comunque brani molto fruibili, insomma, all'ascolto di grandi e piccini. Abbiamo affrontato anche temi molto seri, però nello stesso tempo molto comuni, che si incontrano nella vita quotidiana, come per esempio nel Sopra le nuvole si parla dei problemi che uno affronta nella vita, che chi è? Che tutti affrontiamo, no? Dei problemi, fa parte proprio di quello che è il nostro percorso sulla terra. Poi parliamo, ci sono due brani tipo Sempre non andare via che parlano d'amore, c'è il brano tipo Ti do una vita, che è in collaborazione con Daniela Omi, il mio carissimo amico che saluto, e parla del tema della guerra. Magari sono anche, se vogliamo, tipo un po' insolito, c'è un ragazzo di 2 anni che parla della guerra in Medio Oriente, però è anche giusto che un ragazzo abbia 2 anni, è grande, è maturo, è un uomo adulto e deve, sottolineo, deve affrontare, informarsi su quelli che sono i grandi problemi del XXI secolo, che come dire, forse è uno dei più grandi problemi, magari oltre a quelli più legati all'inquinamento, queste robe qui, o legati un po' al problema economico della non ricchezza di alcuni paesi rispetto ad altri. La guerra del Medio Oriente è una cosa che sta facendo preoccupare anche soprattutto in questi giorni, visto che continuano, si sta ampliando la guerra, e quindi è un problema che, voglio dire, se affrontato da un ragazzo che magari ha questa visibilità e che viene seguito da dei ragazzi, portando un tema del genere, i ragazzi possono prendere anche per 5-10 minuti di quella giornata, in esempio questo, e come posso dire, almeno sapere che c'è una guerra, sì, magari alcuni non lo sanno nemmeno, questo purtroppo te lo dico, è vero. Quindi è comunque un'opera di, come posso dire, tramite magari una canzone uno si informa e capisce anche questo. È un album che comunque sta andando molto molto bene, stiamo avendo praticamente tutte critiche positive, e abbiamo scelto di creare quest'album anche per un discorso, cioè di chiamarlo Universi Paralleli, perché sono tracce comunque, come posso dire, unite da quello che è il mio stile vocale, da quello che è il modo di comporre, quello è. Però hanno un po' sette, come se fossero sette carte d'identità diverse, perché hanno un po', sia per i temi che anche un po' per le sonorità, sono un po' a sé. E quindi abbiamo voluto dare, cioè per non annoiare appunto chi ascolta l'album, e comunque chi comprerà anche altri album non si deve mai aspettare la solita robetta. Comunque, nel senso che cerchiamo sempre di cambiare, di evolverci. Quindi sempre sorprese, 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 insomma. Più ti penso, più ti voglio, non c'è limite al bisogno magico.
comunque nei prossimi mesi noi stiamo soprattutto lavorando in studio per i nuovi brand inediti, quindi lì è il tempo che dedichiamo al giocante. Però è chiaro che facciamo comunque degli store per incontrare i fan, per filmare le copie dell'album, e saremo tipo La Spezia, Caserta, Lutione, cioè stiamo per vedere i prossimi giorni. Abbiamo anche qualche data qualche concerto. E cercheremo insomma di sempre di più, comunque perché è giusto incontrare i fan, girare un po' l'Italia anche per farci conoscere sempre di più questo senza cultura. Però ecco, il lavoro maggiore ovviamente rimane in studio, perché dobbiamo ancora imparare tanto e dobbiamo iniziare a lavorare seriamente anche poi nel campo discografico, quindi per un probabile secondo album. Ciao ragazzi di Urban Week, vi auguro una buona giornata, vi abbraccio tutti dal primo all'ultimo, ciao!